Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo il TMC Black Helmet. Let's go! Come detto, oggi abbiamo qui una replica del Fast Helmet usato dalle forze speciali degli USA. Questo è uno dei migliori elmetti che ci sono sul mercato, è stato appositamente progettato per offrire comfort e modularità. Il guscio leggero è realizzato in materiale ABS ad alta resistenza, mentre il profilo interno è fatto in modo tale da potersi adattare al meglio alla testa dell'operatore. Il profilo di taglio alto è realizzato per essere compatibile con una vasta gamma di cuffie e accessori di comunicazione. Il casco è inoltre dotato di attacco per visore notturno, uguale a quelli veri, e con uguale intendo dire che è esattamente quello che viene montato sui caschi veri, e slitte laterali M-Lock su, ovviamente, entrambi i lati. Per farvi capire meglio la sostanziale differenza che c'è tra un casco come questo e altri modelli simili in commercio, abbiamo pensato di fare una piccola classifica. Abbiamo qui infatti due caschi molto simili a questo, però di fasce nettamente diverse. Questo, che è un casco economico da 30 euro, e questo invece, che è un casco da 50 euro di media fascia. La classificazione avverrà nella seguente maniera. Partiremo parlando delle specifiche e dei componenti di ognuno di questi caschi. Fatto ciò, classificheremo e attribuiremo un voto da 1 a 10 ad ognuno di questi caschi per tre diversi parametri: comodità, fattura e funzionalità. Let's go! Partiamo con il modello economico. Le regolazioni su questo casco sono abbastanza semplici. C'è infatti una clip per attaccare il casco sotto il mento, attaccata su quattro punti diversi all'elmetto. L'unica regolazione possibile è quella di allungare la clip che si attacca sotto il mento per regolare il collo, anche in versione Maurizio Costanzo. Per quanto riguarda le imbottiture interne, invece, sono in schiuma solida, direttamente incollata all'interno del casco, non è rimovibile né modificabile, quindi queste sono, queste vi tenete. È presente un attacco per visore notturno in plastica che devo dire essere realizzata abbastanza bene per essere una replica. Sono presenti i wrist laterali per attaccare accessori, mentre purtroppo manca il velcro superiore per attaccare le patch. Questo è un casco urgente, ovvero è un modello economico che normalmente chi gioca sotterra da tanti anni compra solo per avere un casco di scorta o da prestare agli amici. Oppure il casco perfetto per chi vuole cominciare a giocare a sotterra e non vuole spendere 100 euro, 50 euro di casco. Passiamo adesso al modello di fascia media. Come il precedente ha una regolazione in 4 punti, questa volta però tutte e quattro le fascette sono regolabili e adattabili a differenza dell'altro. È disposto di mentoliera e clip di sgancio rapido. Dispone anche di attacco visore notturno in metallo, wrist laterali e velcro superiore e posteriore. Altra regolazione importante è questa comoda e pratica ghiera qui dietro che, se girata, permette di regolare il casco alla vostra testolina in maniera più efficace e comoda. Per quanto riguarda le imbottiture interne, sono composte da due parti differenti. Una è il polistirolo compressato e la seconda invece sono questi comodi cuscinetti che vengono incollati su di essi. In scatola ve ne vengono forniti due tipi, alcuni un po' più grossi, alcuni un po' più piccoli a seconda di quanto è grossa la vostra testa. Diciamo che questo modello è per chi vuole un casco completo a 360 gradi, ma accetta il compromesso con materiali essenzialmente economici. Passiamo adesso al modello di fascia alta. Questo casco ha regolazione in 4 punti, ognuna di esse è facilmente regolabile grazie a queste pratiche fascette di regolazione, mentoliera in vera pelle, clip di rilascio veloce. Come vi ho detto, l'attacco per visore notturno è vero, è il medesimo che c'è sui caschi dei Navy Seal. Le slitte laterali sono M-Lock. È disposto di velcro su tutto il casco, ce n'è veramente una quantità incredibile, lo potete far diventare un semaforo per quante patch potete metterci sopra. Per quanto riguarda le imbottiture interne, sono fatte da due strati, una parte di cuscinetti a memoria di forma e poi dopo delle imbottiture che vengono attaccate sopra di esse per fare in modo che il casco si adatti perfettamente alla vostra testa. Bene, passiamo adesso all'ultima parte della nostra classificazione. Attribuiremo, come vi ho già detto, tre voti a ognuno di questi caschi per le seguenti tre categorie: comodità, funzionalità e fattura. Let's go! Bene, non perdiamo tempo e partiamo subito col modello economico. Come comodità a questo modello diamo un 5,5. Infatti su giocate lunghe questo casco è estremamente scomodo. Senza parlare poi del fatto che non è possibile regolarlo per farlo diventare più comodo, in quanto l'unica regolazione possibile è dell'accetto clip che va sotto il mento. Come fattura gli attribuiamo un 6,5 invece.
è economico, di conseguenza anche i materiali lo sono, ma non si nota tanto. In effetti certe volte si fa fatica a distinguere un casco economico come questo da un casco invece di fascia media. Infine, in funzionalità gli attribuiamo 5, insufficiente. Il casco infatti è difficile da regolare, ma soprattutto poco stabile sulla testa dell'operatore. Infatti la mancanza di una mentoliera fatta come si deve si fa molto sentire. Passiamo adesso al casco di fascia media e cominciamo sempre con comodità. Gli diamo 7,5. È sicuramente più comodo e adatto alle lunghe giocate grazie ai cuscinetti interni, ma senza le doppie imbottiture rimane comunque scomodo sulla testa dell'operatore. In fattura gli diamo un 8,5. In questo casco c'è praticamente tutto e in confezione vengono forniti abbondanti accessori. Purtroppo però tutto l'elmetto è realizzato con materiale più o meno economico, il che è abbastanza fastidioso. In funzionalità diamo 8,5. L'elmetto infatti riesce a fare tutto ciò che deve ad un prezzo abbordabile per chiunque. L'unica pecca che anche qui si fa sentire sono i materiali di media bassa qualità, che per noi è una grossa pecca in quanto comunque un casco costa 50 euro. Concludiamo con l'ultimo concorrente, ovvero il casco di fascia alta. In comodità gli abbiamo dato 9,5. L'unico motivo per cui non gli abbiamo dato 10 è che avremmo preferito una maggior gamma di cuscinetti con rigidità diverse. In fattura invece si è guadagnato un 9,5. I materiali sono di alta qualità, come la mentoliera in vera pelle o l'attacco visore notturno vero. L'unica piccola pecca sono le slitte laterali, che per quanto di ottimo materiale sono leggermente sotto la qualità media del casco. Infine, in funzionalità, 10. È il casco definitivo, esegue le sue funzioni con affidabilità ed eccellenza. Una volta regolato rimane solido sulla testa del giocatore e nel caso regolarlo è semplice e veloce. Bene, direi che con 9,5 in comodità, 9,5 in fattura e 10 in funzionalità, questo casco ovviamente batte gli altri, ma era già scontato. Stiamo comunque parlando di un casco da quasi 100 euro. Ci si aspetta dunque che questo casco sia molto superiore a caschi che costano la metà o addirittura meno della metà di quest'ultimo. Come avete potuto vedere, questo casco è estremamente ben fatto, ben costruito, ben congegnato, ben fornito. È funzionale, è comodo e fa quello che deve fare alla perfezione. Non è un casco da tutti, è per chi infatti sta cercando il casco definitivo per giocare a Softair. Bene ragazzi, questo è tutto quello che avevo da dirvi su questa bomba di casco. Se siete interessati a comprarlo trovate il link in descrizione che vi porterà direttamente sul sito dei 6 mm. Se preferite venire a trovarci in negozio per vederlo, toccarlo, provarlo con mano, a noi fa solamente che piacere. Io sono Red e per oggi è tutto.